Allora, benvenute e benvenuti. Io non mi dilungo in ulteriori presentazioni, visto che Rossella ha già fatto questo compito. Introduco brevemente quello di cui andremo a parlare oggi. Jennifer Guerra riporta nel Capitale Amoroso uno studio di O'Hara, che è direttore della Global Political Economy Research Unit, che giunge alla conclusione che coltivare l'amore risulta essere difficile in un sistema capitalista e neoliberista che scoraggia la cura, la compassione e l'intimità. Diciamo che viviamo in una società, in un'epoca di atomizzazione della società e in cui, poi avremo modo di parlarne più approfonditamente, il crollo del matrimonio borghese e anche della famiglia tradizionale ha dato però vita ad uno spaesamento di fronte all'amore che si riflette in una narrazione soprattutto mainstream dei sentimenti e delle relazioni che è stereotipata. Questa narrazione si lega poi anche alla narrazione sempre stereotipata e anche tossica per quanto riguarda la violenza di genere. Violenza che si consuma nella maggior parte dei casi all'interno della famiglia o comunque all'interno di una relazione. Lo stupratore è infatti nella maggior parte dei casi quantomeno un conoscente, se non proprio il partner o l'ex partner. Quindi le domande che ci sono venute, insomma, dopo questa riflessione è come sono correlati questi due aspetti della nostra società, quindi l'aspetto delle relazioni e l'aspetto del consenso e della violenza. Quali sono le diverse sfaccettature che assume il concetto di consenso all'interno di relazioni che possono essere di fiducia, quindi relazioni, diciamo, preconfezionate all'interno di relazioni tra partner, ma anche all'interno di relazioni gerarchiche, come può essere, ad esempio, nel posto di lavoro? E quindi diciamo che questo è un po' il tema di questo incontro e poi ci piacerebbe finire provando a immaginare il potenziale rivoluzionario e immaginativo dell'amore e delle relazioni. Io faccio subito, beh, intanto non vi ho neanche ringraziate di essere qui, vi faccio subito una prima domanda a cui chiedo a entrambe di rispondere, una domanda che vuole andare a creare un po' un lessico condiviso tra noi e tutti quelli che ci stanno ascoltando. Cos'è il consenso? E so che è un tema ampissimo e che chiedere così cos'è il consenso sembra anche un po' strano. Vi chiedo proprio in breve di dare qualche linea guida per poter poi affrontare il dibattito al meglio su appunto il consenso e su cosa si intende per relazione di cura e cura più in generale. Magari chiedo prima a Jennifer e poi a Valentina di rispondere. Grazie mille. Sì, grazie, buonasera a tutte e tutti. Allora, sono domande enormi, gigantesche, magari unendo un po' le nostre menti riusciremo a rispondere. Allora, magari parto dalla questione della cura, che è forse un po' più, diciamo, affrontata anche in un libro che ho scritto l'anno scorso che si intitola Il Capitale Amoroso ed è un libro che prova un po' a tenere insieme gli aspetti dell'amore e della politica, che sono due aspetti che tendiamo a tenere molto separati nel nostro immaginario, nel nostro discorso interiore e anche pubblico, direi. E due termini che ci sembrano inconciliabili, ma che secondo me hanno un punto in comune che è proprio la cura. Cioè, se noi riduciamo l'amore alla sua essenza, è prendersi cura di qualcun altro. E allo stesso modo anche la politica, anche se tendiamo insomma a dare una connotazione molto negativa a questa parola, però è appunto prendersi cura degli altri e tra l'altro prendersi cura in forza di una diversità, cioè noi di solito amiamo e non solo nelle relazioni diciamo romantiche, ma anche nelle amicizie, nelle nostre frequentazioni, nelle cose che amiamo fare. Amiamo chi è diverso da noi, non amiamo una nostra fotocopia, anzi di solito le relazioni in cui ci sono due persone troppo simili non funzionano mai tantissimo.
E di solito appunto amiamo qualcuno proprio in virtù di ciò che rende questa persona diversa da noi. E io credo che questo sia un po' anche il principio della politica, di una buona politica, ovvero riuscire a fare un salto al di là diciamo del trovare delle somiglianze, dei punti in comune, e capire che anche le persone che sono diverse da noi, che hanno bisogni diversi dai nostri, desideri diversi dai nostri, comunque meritano la cura, meritano che noi ci prendiamo cura di queste persone e ci facciamo carico dei loro bisogni. Sappiamo che, e abbiamo purtroppo molti esempi nella nostra società, che quando la politica si concentra solamente sulla prossimità, su solo di categorie e gruppi che sono simili a chi ha il potere, di solito appunto la società si spacca e i bisogni delle persone non vengono presi abbastanza in considerazione. Quindi mi verrebbe da dire che, per fare appunto un po' un parallelo, anche quando noi parliamo di consenso, parliamo in un certo senso di un atto di cura, perché ci prendiamo cura dei desideri dell'altra persona, ci diciamo accertiamo che l'altra persona stia bene, che desideri effettivamente fare determinate cose, stare con noi in un determinato modo. Quindi direi che il punto in comune tra i due termini sia proprio questo, cioè comunque è un riconoscimento della dignità, dell'integrità dell'altra persona, ed è un riconoscimento che va oltre la ricerca di una somiglianza e si nutre proprio di una differenza o di più differenze, del capire che le persone sono diverse da noi e possono volere cose diverse dalle nostre, e noi possiamo comunque prenderci cura appunto di questi bisogni. Ciao, allora io sono un po' timida, quindi magari all'inizio ci spiegherò un po' con le parole. Ci provo lo stesso. Quindi abbiamo detto di definire consenso e cura. Per quanto riguarda il consenso, è un dibattito ancora aperto, nel senso che sembra qualcosa di tanto intuitivo, in realtà non lo è per niente. Ci sono, no, i due modelli che tra virgolette vanno per la maggiore, cioè il consenso esplicito e il consenso implicito, il no significa no e il sì significa sì. Sostanzialmente è una cosa molto pragmatica, molto pratica in realtà. Mettiamo che io ci provi con Jennifer, non succederà in questo momento, neanche dopo, però comunque mettiamo che, e lei vuole dirmi di no. Mi dice di no esplicitamente, io ci provo lo stesso, ok? Faccio qualcosa lo stesso che rientri in un ambito fisico. Quella cosa là è di fatto, per l'ordinamento italiano, perché purtroppo le leggi, per quanto io sia giurisprudenza e conoscendo le leggi non le amo particolarmente, proprio perché le conosco in realtà. Però appunto il nostro ordinamento utilizza questa modalità qua del consenso del consenso implicito, cioè lei deve dirmi di no per poter definire quella cosa là stupro. Per esempio, una cosa di cui si è parlato tanto in questi anni è il fatto che il modello invece del consenso esplicito, cioè io le chiedo vuoi fare sesso con me, scusa Jennifer, sto usando un esempio veramente indegno, però vabbè, e tu mi devi dire per forza di sì perché quello non sia stupro. Sostanzialmente è questo che è successo in Spagna, cioè hanno cambiato la legge sulla violenza sessuale e hanno deciso che è violenza sessuale solo tutto quello che non rientra nel consenso esplicito. C'è una campagna di Amnesty International di quest'ultimo anno che vuole introdurre la stessa legge, vuole cambiare la legge italiana nello stesso senso, cioè adesso il punto per cui il 90% delle violenze sessuali non vengono denunciate, secondo alcune persone, tra cui appunto Amnesty, è il fatto che la legge è insufficiente in questo senso qui. E si potrebbe parlare per ore, in realtà abbiamo detto solo che bisognava definire che cos'è il consenso. Personalmente ne parlavamo anche prima, ci sono delle problematiche a pensare che il problema per cui non si denunciano gli stupri è che la legge non prevede che sia stupro tutto quello per cui non c'è un qualcosa di molto esplicito sul sì. Non so se mi sto spiegando, perché è un discorso in realtà super ingarbugliato, eccetera.
Ci sono altri problemi rispetto alle forze dell'ordine, rispetto ai tribunali stessi, non è tanto questa definizione di consenso. Comunque, insomma, se dobbiamo definire che cos'è il consenso, è un accordo esplicito o implicito tra le persone, e visto che l'ambito nel quale ne parliamo è quello sessuale, possiamo esplicitare appunto che è quello lì. Poi sulla campagna di Amnesty viene da dire anche che comunque la definizione, cioè lo slogan con cui stanno portando avanti questa campagna, difendiamo le donne, ricorda da vicino difendiamo le nostre donne, che ricorda che era di Casa Pound, che ricorda ancora più da vicino la propaganda fascista, e sembra salviamo i panda. Quindi non lo so, è problematico, anche perché poi comunque io ho esordito con un libro che si chiama X, che parla proprio di stupro, quindi sono 2 anni che giro l'Italia e parlo con le persone, e so perfettamente che Amnesty non è affatto avulsa da problemi che riguardano il genere. E quindi poi diciamo che questi dibattiti qua andrebbero fatti tra virgolette dal basso e non dai palchi, per cui, cioè, che cos'è il consenso? Io posso rendere conto di cose che ho studiato, cose che ho incrociato nella vita in questo periodo qui, però per il resto è un dibattito che è giusto che sia ancora aperto, e insomma sarebbe lunghissima la risposta, quindi mi fermerei qua. E sulla cura? Ok. Vabbè, sulla cura, velocissima, vabbè, cura comunque in latino voleva dire sia quello che vuol dire ancora oggi, quindi la cura proprio, quindi quello che anche intuitivamente sappiamo che vuol dire, ma anche preoccupazione, preoccupazione è qualcosa che viene prima, no, dell'occuparsi, tant'è che poi il 75% del lavoro di cura grava sulle spalle delle donne. E perché preoccupazione, perché qualcosa che esula, qualcosa che è oltre? Perché in realtà è un modo anche di rendere il welfare privatizzato in qualche modo e farlo pesare sulle spalle sempre delle stesse persone. E di questo si potrebbe parlare un sacco a lungo. Che cos'è cura? Tutto quel lavoro emotivo, materiale, non retribuito, anche, no? Non è solamente la cura in senso positivo, che possiamo fare, prenderci cura delle nostre compagne, dei nostri compagni, eccetera. È anche questo, cioè è anche un pezzo di welfare che viene privatizzato in maniera sistematica in tutto il mondo. E però mi viene pure da aggiungere che forse, sempre in senso positivo, è una forma di cura anche il fatto, quella cosa che facevano gruppi di femministe negli anni 70, di andare a picchiare lo stupratore con la persona consenziente, ovviamente, e che lo chiedeva, che era una loro compagna che era stata violentata. Anche quella è una forma di cura, per cui anche qui le definizioni troppo strette non sarebbero secondo me tanto da accogliere, e di volta in volta ciò di cui ha bisogno la collettività può essere una forma di cura, andare incontro a quella cosa là oppure no, insomma. Grazie mille, ciao a tutte e tutti di nuovo. Mi accollo all'ultima cosa detta da Valentina Mira rispetto a la cura, il lavoro e quanto questo sia un lavoro spesso femminilizzato e non retribuito, che appartiene anche un po' a un retaggio di una famiglia borghese con dei ruoli ben predisposti. E a questo mi collego a una domanda da fare a Jennifer Guerra sullo spunto del suo ultimo libro, appunto Capitale Amoroso, nel quale parli di quanto negli anni 70 il modello di famiglia borghese inizi a sgretolarsi e l'aspettativa fosse quella che sarebbe stato ben presto soppiantato da dei modelli di amore ben più libero e diversi da quell'eteronormativa anche monogamia che prima era disciplinata, insomma, in tutte le relazioni. E, però questo, anche guardandoci attorno, sappiamo bene che non si sta dando, e quanto ancora oggi quel modello di famiglia nucleare continui a replicarsi, a quanto dei ruoli di genere siano ancora ben prescritti e la famiglia nucleare continui ad essere eteronormata e monogama. E tu scrivi in questo libro che probabilmente questo è dettato da un timore verso un'instabilità economica o un timore verso una vulnerabilità che altre forme di relazione possono aprire. Per cui, rispetto a questo, ti chiedo, da una parte, da dove nasce questo timore, questa paura di questa instabilità e vulnerabilità, e dall'altra anche come i temi appunto di oggi del consenso e della violenza si articolano all'interno di questi modelli di famiglia spesso forzati che ricalcano l'eteromononormatività. Grazie. Sì, allora, senz'altro appunto
Io credo che in questo momento storico noi viviamo un po' un periodo di grande confusione, nel senso che continuiamo appunto ad affidarci all'idea di comunque famiglia, chiamiamola tradizionale, come unico modello possibile, fattibile, nel senso che comunque ovviamente tutti noi veniamo educati e cresciuti e cresciute in una società che promuove a tutti i livelli quel tipo di modello, tanto che anche comunque anche chi si, diciamo, pone al di fuori di queste dinamiche in qualche modo si confronta, magari criticamente, magari rigettandolo, però si confronta comunque con quel modello. Quindi c'è innanzitutto un problema di immaginario romantico che continua a essere alimentato anche a fronte di dei grandissimi cambiamenti sociali che sono avvenuti in particolare con l'emancipazione femminile negli ultimi 70 anni, direi. Nonostante appunto questi grandi cambiamenti a livello di immaginario, a livello di proposte politiche radicali, è come se la società non fosse riuscita a tenere il passo di questi cambiamenti. Perché cos'è successo poi nella pratica? Con l'emancipazione femminile le donne hanno cominciato a lavorare e quindi hanno messo in discussione il modello di famiglia che da sempre era il modello ovvio e più scontato possibile, ovvero la famiglia in cui è l'uomo che ricopre il ruolo di breadwinner, cioè di quello che porta il pane a casa. Chiaramente oggi è impossibile per una famiglia mantenersi su un solo reddito, cioè è proprio una questione economica molto semplice, no? Chiunque paga un affitto sa che è meglio avere qualcuno con cui dividerlo, no? E quindi si è imposto appunto questo modello di doppio breadwinner, però con un grosso problema, che è quello del lavoro di cura che abbiamo già citato. Ovvero non a questa, diciamo, ridistribuzione della responsabilità economica all'interno della famiglia non è avvenuta un'equa ridistribuzione del lavoro di cura, oppure sta avvenendo comunque magari all'interno dei singoli nuclei familiari o di coppia, eccetera, ma non sta avvenendo a livello, ad esempio, di come è impostato il welfare italiano, per far restare nel nostro paese, perché comunque si dà per scontato che il lavoro di cura lo svolgeranno le donne, che nel momento in cui si fa un figlio sarà più normale per la donna lasciare il lavoro, sia perché probabilmente è quella che guadagna meno la coppia, ma anche perché comunque è la mamma, cioè diciamo è come se questa rivoluzione fosse avvenuta su due piani differenti, no? Quindi sul piano dell'immaginario, delle proposte politiche siamo andate avanti a razzo, e invece poi nella quotidianità siamo rimaste comunque ancorati a quel modello di famiglia tradizionale da mulino bianco, tanto che appunto il minimo scostarsi da questa eteronormatività, da questa normalità, porta con sé comunque un prezzo da pagare, cioè un prezzo che ovviamente può essere molto diverso a seconda delle condizioni in cui si vive. Però io faccio sempre questo esempio, che è il motivo che mi ha spinto a scrivere questo libro. Io sono sposata, tra l'altro, rivelazione numero uno, con un uomo che ha 20 anni più di me. Già solo questa minima variazione dalla normalità, che fermo restando che siamo una coppia eterosessuale, italiani, pelle bianca, con la cittadinanza e comunque con un tenore di vita, insomma, adeguato, eccetera, eccetera, però già questo ci ha posti in un livello di anormalità che ci ha messo in qualche modo a confronto con il giudizio sociale, che può essere il giudizio, non so, delle nostre famiglie, della nostra rete di amici, del tizio che commenta i video su YouTube in cui ci sono io dicendo ti ho visto quando ti sei sposata con tuo nonno, cioè questo tipo di cose, no? Che tra l'altro secondo me denunciano già moltissimo quella relazione tra amore e politica, che poi è il cuore del capitale amoroso. Questo per dire che anche questa minima variazione, quindi ovviamente
non voglio assolutamente paragonare la mia situazione a quella di coppie queer o coppie formate da persone di etnia diversa o persone che non hanno i documenti, il permesso di soggiorno, ovviamente non voglio fare questo tipo di paragone, però solo per dire appunto quanto ancora sia forte quel modello di normalità. E qui arrivo alla prima parte della domanda e poi chiudo, ovvero la questione della paura che ancora oggi ci frena spesso dal compiere scelte che semplicemente corrispondono ai nostri desideri. Perché appunto c'è questo prezzo da pagare e quindi la paura molto spesso è legittima. Però io credo che più in generale, come società, noi siamo una società ossessionata dalla sicurezza, una società che riesce a creare grandissimo panico su delle questioni che in realtà sono minime o che sono magari transitorie. Se noi pensiamo appunto a tutte le leggi che tirano in ballo la parola sicurezza per questioni che non hanno a che fare con la sicurezza, no? Cioè, una persona che mangia un panino seduta su un gradone di una statua è una questione di sicurezza. Ecco. Io credo appunto che ci sia proprio a livello sociale questo problema, questa ossessione per la sicurezza che poi si abbatte sulle nostre vite e ci fa temere di assumerci dei rischi, perché appunto assumersi dei rischi significa allontanarsi comunque da un modello di perfezione, di performatività, di dell'inserimento sociale, di essere bravi cittadini, membri produttivi della società, che è la cosa peggiore che un essere umano possa fare agli occhi di molte persone, cioè non essere perfettamente integrato all'interno di un orizzonte sociale. Quindi secondo me il nucleo è proprio questo. Poi mi sono resa conto che c'è un'altra parte della domanda, però non voglio fare un monologo di 40 minuti, quindi non so, magari lascio la parola a Valentina. No, no, perché poi c'è anche il tema della violenza, no? Ecco, allora lo dico rapidamente, così chiudo. Cioè il fatto che appunto comunque, come giustamente è stato detto, la maggior parte dei casi di violenza, sia violenza domestica che violenza sessuale, si consuma all'interno delle famiglie e delle coppie o di coppie che si sono recentemente separate, allontanate. Ecco, questo è un enorme problema che riguarda proprio, secondo me, anche il fatto che moltissime persone non scelgono di stare in queste relazioni, non desiderano veramente stare in queste relazioni e quindi credono che sia un modo per uscirne, cioè la violenza sia giustificabile perché la loro infelicità, diciamo, arriva a giustificare la violenza. E questo ha a che fare con un altro tema di cui tratto nel mio libro, ovvero l'idea di amore come responsabilità, e che si collega tutto al tema della cura di cui parlavo prima, cioè il fatto che appunto nel momento in cui noi amiamo qualcuno o qualcosa, riconosciamo in lui o in lei una diversità di cui ci facciamo carico. E quindi questo riconoscere presuppone anche un assumersi una responsabilità nei confronti dell'altro. E quindi forse dovremmo un po' ripensare all'amore non tanto come a questo sentimento travolgente di fronte al quale noi siamo passivi e in nome del quale si può fare tutto e tutto è giustificabile, compresa la violenza, ma ripensare all'amore come come un'azione. Un'azione che quindi non solo ci pone sul piano appunto un piano diverso dai sentimenti, ma anche sul piano della responsabilità. Cioè noi interagiamo con un'altra persona, compiamo qualcosa con un'altra persona e quest'altra persona appunto non può essere vittima di ciò che noi pensiamo. Cioè noi non possiamo ovviamente in qualche modo controllare i nostri sentimenti. Cioè se io sono arrabbiata con Valentina, così posso mollarle un ceffone oppure posso non farlo. Cioè la mia rabbia resta, però
l'azione e le conseguenze di quell'azione sono diverse in base a ciò che io mi in qualche modo permetto di fare. E quindi secondo me, se noi ripensassimo l'amore nella sua dimensione attiva, come tra l'altro dice Bellux in Tutto sull'amore, che è stata la grandissima ispirazione per questo libro, appunto forse cambierebbero anche un po' le dinamiche della violenza, perché metterebbero l'altro in qualche modo in luce all'interno della relazione, non diventa solo un io, ciò che desidero io, ciò che voglio io, che è una fase, un aspetto importantissimo e fondamentale, però appunto rischia poi di diventare tutto un qualcosa di ego riferito, che arriva appunto a giustificare qualsiasi cosa. Io ti ringrazio innanzitutto. Visto che hai citato Bellux in chiusura, io l'avevo scritta nell'introduzione ma poi mi sono dimenticata di dirlo, una cosa che tu riporti nel Capitale amoroso, se non sbaglio, ovvero che Bellux scrive: l'amore può diventare uno strumento per elaborare collettivamente alternative al potere. Questo sarà l'ultima parte del nostro viaggio di stasera, quindi ce lo teniamo in serbo per dopo. Ora volevo fare una domanda a Valentina. Tu nei tuoi libri, che giustamente raccontavi che sei l'autrice di X, noi ci eravamo dimenticate di dirlo, Valentina ha pubblicato X per Fandango Edizioni e recentemente Per scaldarci noi, che invece è più... una storia un po' più piccolina, esatto. E nei tuoi libri, in particolare in X, racconti più di un episodio di violenza e di molestie, che episodi che vedono protagonisti persone a te vicine in qualche modo, persone che tu conoscevi e con cui avevi un rapporto di fiducia, fosse questo più di tipo amicale o di tipo lavorativo, quindi un rapporto più gerarchico. Anche in realtà in Per scaldarci noi la protagonista del libro si ritrova a subire una violenza più psicologica, verbale, da parte del fidanzato. E poi volevo riprendere anche una cosa molto interessante che ti ho sentita dire in un'altra presentazione, ovvero che le molestie, quindi anche la violenza, non sono tanto questione di desiderio quanto questione di potere, molto, molto spesso. E penso che i vari episodi che racconti nei tuoi libri sono esempi del fatto che il potere patriarcale è multiforme, che ha caratteristiche e sfaccettature molto, molto diverse e varie, e che quindi ha diversi modi di opprimere i corpi delle donne, e non solo delle donne, di tutte le soggettività queer. Vengo alla domanda: come cambiano nella tua esperienza, in quello che non solo nella tua esperienza personale ma anche nella tua esperienza politica e di giornalista, come cambiano alla luce di queste diverse relazioni? Varie relazioni hanno caratteristiche diverse nel rapporto tra le due parti, quindi anche la violenza si esplicita e si agisce in maniera diversa nelle varie relazioni. Quindi ti chiedo quali sono proprio queste caratteristiche della violenza e del consenso. Allora, domanda non facile, perché le caratteristiche della violenza, i vari tipi di violenza, è come chiedere al rovescio i vari tipi di amore, nel senso, e quello che chiamiamo patriarcato lo chiamiamo tale perché è onnipervasivo, ha tante forme, ha tante gradazioni e ha tante manifestazioni. Ci provo lo stesso. E tra l'altro, ecco, una premessa che mi sento di fare è che comunque la violenza non è tutta subita. E non tutte le forme di violenza agita sono negative, deprecabili, irrivendicabili. Prima facevo un giretto, insomma, nei vari stand, e c'era nello stand di Red Star Press, mi sembra, un libro di Lenia Rossini, che è una storica giovane, molto, cioè, non so se è giovane, però mi sembra romana, insomma, l'ho beccata a varie manifestazioni. Mi sembra che il libro si chiami Un fiore che non muore,
che parla delle partigiane, insomma un libro che ho visto lì ma lo stavo leggendo il mese scorso, e lei per esempio, a parte smontare un certo tipo di narrazione anche stereotipata sulle partigiane, per cui sarebbero appunto quelle che hanno fatto solo il lavoro di cura, quando invece ci sono stati atti violenti, rivendicati, rivendicabili, e lei fa una distinzione tra la disobbedienza, la mera disobbedienza e la conflittualità, dicendo che non possiamo fermarci alla categoria della disobbedienza come donne, come soggettività poi evidentemente non binaria anche eccetera, come in generale categorie oppresse, ma possiamo, dovremmo forse rivendicarci anche un pezzetto più in là, quindi il discorso della conflittualità. Quindi se si parla di vari tipi di violenza non mi sento di fare un elenco magari anche vittimistico di tutte le forme di violenza subita o subibile, orrenda sta parola, scusate, ma partirei proprio anche da quelle di violenza agita e rivendicabile. Detto questo, la differenza tra la violenza rivendicabile di cui parlo, che è quella degli oppressi, rispetto a quella degli oppressori, è evidente, è chi l'agisce, come l'agisce, cioè la nostra forma sarebbe collettiva e dal basso verso l'alto, la loro forma è dall'alto verso il basso, quindi sostanzialmente in piccolo è il padre che picchia il figlio e in grande è un presidente del consiglio, lo dico al maschile perché non vorrei mai misgenderare Giorgia Meloni, e che sostanzialmente nel 2008 andava a mettere la corona di fiori sulla grande croce celtica che sta da Calarenzia, che è il mio quartiere, quindi so un pochettino, occupa 4 numeri civici e sopra ci abita pure un amico mio, comunque irrilevante, però per dire, evidentemente avere capi nelle istituzioni che fino a ieri facevano quel tipo di percorso politico ce li attesta tra gli oppressori in toto. E quindi vabbè, senza andare fuori tema, varie forme di violenza sono tante, partirei appunto da quelle che racconto nel libro, senza però parlare del libro perché se uno lo vuole sta lì, e cercavo di collegare un po' i puntini di quello che è il patriarcato, che è stato incontrare il patriarcato in un'esperienza molto normale, molto anche banale se vogliamo, che è stata la mia appunto banalmente, cioè da quella familiare a quella violenza sessuale, comunque parla di stupro il mio libro, a quella delle forze dell'ordine in un tentativo di denuncia di quello stupro lì, al mondo del lavoro. Il mondo del lavoro, in particolare parlo di giornalismo, perché il giornalismo è un ambiente particolarmente problematico in Italia, non nel senso che siano più molesti di altri datori di lavoro in generale, ma perché sono quelli che sono preposti a raccontarle le questioni di violenza eccetera, e secondo me non so che cosa ne pensi te Jennifer, magari possiamo dialogare anche su questo, però in questi anni si è molto proposta questa, mi ricordo Michela Murgia aveva fatto un decalogo, comunque si era molto proposta questa cosa per cui questi continuano da 20-30 anni a raccontarci violenza di genere parlando del gigante buono, di quello che salutava sempre, bla bla bla, ottimo marito, ha avuto un raptus, e quindi appunto Michela Murgia, mi ricordo che propose questo decalogo per insegnare a loro il loro lavoro, e però sono troppi anni per infantilizzare ancora queste persone, e soprattutto ci sono finalmente i dati, nel senso che una cosa che è uscita, però l'hanno fatta uscire nei trafiletti in basso perché appunto riguardava loro, riguardava i giornalisti, è un'indagine che ha fatto l'Ordine dei Giornalisti dopo un tot di cose molto gravi che sanno gli addetti ai lavori e che non sanno le altre persone. Di un paio ne parlo anche nel mio libro, ovviamente senza fare nomi perché cioè, io non ho voglia di accollarmi cause in tribunale con gente di quel tipo lì, però comunque ci sono stati vari casi di molestie molto gravi nel mondo del giornalismo italiano, e questa cosa qua ha fatto sì che, non ricordo se nel 2018 o 2019, comunque a marzo mi sembra forse 2019, c'è stata un'indagine della Federazione Nazionale Stampa Italiana, la FNSI, una indagine anonima, quindi non hanno chiesto appunto di mettere i nomi alle giornaliste, da cui è uscito fuori che l'85% delle giornaliste in Italia, quelle aventi contratto, quindi quelle anche no col tesserino, più tutelabili, più garantite, meno ricattabili in teoria, in realtà subisce molestie da capi e da colleghi. E l'85% vuol dire che tu metti piede in quell'ambito lì
e c'è il ricatto sessuale. Ora, ecco, sicuramente questa è una delle forme di violenza di genere meno trattate, se vogliamo, e comunque l'Italia non ce l'ha avuto il suo MeToo, perché è un fatto, non ce l'ha avuto. Nel mondo dell'editoria c'è stato il collettivo Moleste, che è nato e ha raccolto storie, e tutte nell'editoria sappiamo i nomi di queste persone, eppure non si è fatto niente. Cioè, esiste il collettivo, hanno raccolto storie, volendo ci sono avvocati a disposizione, non è ancora successo niente. Nel mondo del cinema adesso a quanto pare si sta muovendo qualcosa, problematicamente e con difficoltà. C'è stato il caso di Fausto Brizzi. Il nostro diritto è anche molto diverso da quello statunitense, nel bene e nel male, per cui vabbè. E nel giornalismo, appunto, ci sono state persone con molto più potere delle persone che hanno molestato, per cui magari sono state spostate di posto, tipo come nel Vaticano con i preti pedofili, no? Come dicono, promoveatur, autor moveatur, tipo una roba del genere, cioè ti promuovo per non rimuoverti, ti cambio di sede. E quindi è lì che sobbolle, e queste sicuramente sono parte delle forme di violenza di genere di cui parla il libro mio. E poi mi hai chiesto anche i modi di reagire, forse, alla violenza, mi ricordo. Se voglio sì, se no ma io mi sto zitto. Ok. Ok. E vabbè, modi di reagire, cerco di andare in breve anche perché... allora vabbè, mi rimarrei sull'ambito però violenza sessuale, perché su ognuno non è che c'è un vademecum, cioè non c'è un vademecum per niente, e bisogna vedere caso per caso. Nel discorso della violenza sessuale sicuramente anche qua bisogna distinguere quando, nel senso se è nel mentre, una cosa possibile che non viene molto... Cioè, siamo in un paese in cui si ripete come un ritornello che la violenza è sempre sbagliata, sempre, in ogni caso, e contestualmente siamo in un paese in cui comunque esiste la legge sulla legittima difesa, per cui in realtà non è vero per niente che la violenza è sempre sbagliata, neanche per le istituzioni, neanche per chi te lo ripete di continuo che la violenza è sempre sbagliata. Quindi una possibilità è sempre reagire con violenza nel momento in cui ti accade una violenza, questa è una possibilità. Ora non so quanto sia impopolare dirlo, però è così. E detto questo, non è che perché per dire una cosa del genere sembra poter anche dare un po' mostrare il fianco a chi invece colpevolizza, chi, come in realtà anch'io, non ha reagito nell'immediato con violenza a una violenza, anche perché non ero sicura che quello fosse uno stupro, visto il modo in cui viene raccontato di solito, no? Cioè appunto la pistola puntata addosso, il coltello, qualcuno che non conosci, eccetera. Quindi già insegnare, darci gli strumenti a vicenda per riconoscere che cos'è una violenza sessuale, a prescindere dalla narrazione mainstream su che cos'è. Una volta che la riconosci, sapere che puoi essere violenta a tua volta in quel momento lì, e addirittura è legale, cioè appunto la legittima difesa. Detto questo, però, appunto, per non prestare il fianco a chi colpevolizza a posteriori, chi non solo magari non ha denunciato ma magari non ha neanche reagito, non è scappato, eccetera, c'è anche un libro molto bello che è Difendersi, di Elsa Dorlen, in cui lei comunque ti dice che non è neanche detto che se tu reagisci con violenza a una violenza ti va bene. Cioè, banalmente, rimanendo nell'ambito pratico, 2 anni fa c'è stato il caso di una ragazza di Verona, di un tipo che le era entrato a casa, un vicino di casa, pure un po' nazista se non ricordo male, non so se vi ricordate il caso, gli era entrato dalla finestra e aveva provato a violentarla. Lei si era effettivamente ribellata, aveva provato la legittima difesa e lui l'ha ammazzata. Quindi non è detto, nel senso, appunto, per questo dico non c'è un vademecum, e non ha senso neanche colpevolizzarsi se non si è avuto una reazione rispetto a un'altra. Detto ciò, comunque, il punto di cui poi parla il libro è su come invece non si dovrebbe reagire nel dopo, e su come però la società ti porta un po', no? Appunto, vai dalle forze dell'ordine, cioè tutto un percorso che viene portato come scontato e normale e giusto, in realtà bisognerebbe semplicemente cercare dire e trovare uno dei centri antiviolenza vicini a casa tua, capire che gente è, e affidarti un po' alle compagne, perché questa è la cosa che mi sembra di poter dire, non che ci sia... Poi non lo so, magari sto dicendo delle cose che non condividete, in quel caso vi invito a dirlo, insomma, nel senso che
è uno dei problemi di aver portato un libro che parla di questo, e anche che poi magari vieni trattata pure da stuprologa, che è un termine orrendo, però è orrendo proprio il senso della cosa. Cioè io non ce l'ho le risposte, non l'abbiamo ancora risolto questo problema. E questo. Prima, quando parlavamo delle tante forme d'amore e di cura, prima hai detto una cosa che mi vede molto concorde, cioè che anche la violenza agita dalle compagne nella difesa e autodifesa è una forma d'amore, è una forma di cura, è una forma di reazione necessaria a una violenza e a un sopruso che quotidianamente ci viene perpetrato. Da qui arriva la nostra ultima domanda preparata, perché poi l'idea era anche un po' di provare a costruire una conversazione tra chi è venuto ad ascoltarci oggi, e che riguarda un po' entrambi i vostri libri e chiude un po' questa discussione, anzi non la chiude, ma insomma forse la arricchisce ancora. E, in Capitale Amoroso, Jennifer, partendo da Belux, come dicevi prima, parli di quanto la forma di amore agape, che è un amore altruistico e fatto di compassione, possa essere un potenziale rivoluzionario, possa essere un'arma contro il potere. E allo stesso tempo, Valentina, nel tuo libro inizi dicendo che questo libro non parlerà di violenza, non è un libro contro la violenza, ma che è un libro che parla d'amore. Per cui vi chiedo in quale forma queste forme di amore possono essere un'arma che di cui noi collettivamente ci dotiamo per combattere nella nostra lotta femminista e transfemminista la violenza patriarcale che ogni giorno osserviamo, viviamo e denunciamo. Come facciamo, inizio prima tu e poi Vabbè, ok, ci provo. E allora, no, perché ho già attaccato, ho appena attaccato un pippone, vuoi fare te? No, ok, va bene. Allora, devo dire che effettivamente una delle domande che mi vengono fatte più spesso durante presentazioni, incontri del Capitale Amoroso è: sì, vabbè, tutto bello, però poi com'è che si mette in pratica quello che dici? E io all'inizio dicevo sempre che non sapevo dare una risposta a questa domanda, però poi mi sono resa conto che una risposta ce l'ho, e per me effettivamente questa forma di amore pratico è stato il femminismo, perché diciamo è vero, il Capitale Amoroso è un libro che parla di amore, però in fondo una grossa parte di questo libro si ispira proprio alla mia piccola esperienza di femminista, ovvero del momento in cui la questione della cura ha fatto click nel mio cervello ed è diventata appunto da il femminismo è questo, questo e quest'altro, a io cerco di prendermi cura delle altre donne, delle altre soggettività oppresse, anche quando non la pensano come me, anche quando non sono femministe, anche quando sono Giorgia Meloni, perché se Giorgia Meloni domani deve abortire, io la aiuterò se verrà a chiedermelo. Mi sembra uno scenario un po' improbabile, però insomma, per capirci, cioè, nel senso, io credo che il passaggio, diciamo, ulteriore a un amore politicizzato sia proprio questo, cercare di superare la logica del mi impegno solo per chi la pensa come me. Cioè, per certi versi è facile, anche se poi magari la realtà può essere più complessa di così, però è molto facile come dire, fare il femminismo all'interno del femminismo, e quindi capirsi fra femministe, sapere già e arrivare già preparate e occuparsi di cose che, però nel momento in cui si prova a mettere un piede fuori, ci si rende conto che il femminismo si fa forse soprattutto per chi non è femminista, perché magari appunto queste persone non possono o non vogliono raggiungere un'attivazione politica, o anche semplicemente un certo grado di consapevolezza, ed è una loro decisione, a volte conscia, a volte no, però insomma è la loro vita, no? E io chi sono per dire questa è, cioè, quello che faccio io è giusto? Ecco, per me il femminismo è appunto, anche se sei la persona con cui ho meno in comune sulla faccia della terra, però io voglio che i tuoi desideri siano rispettati, riconosciuti,
con limiti, per carità, perché se appunto Giorgia Meloni viene a dirmi aiutami ad abolire la 194, magari le dico dipende da cosa hai in mente, potrei anche essere d'accordo per certi versi, però forse non è che ecco, per me almeno la messa in pratica, cioè questo click che ho avuto a mo' di illuminazione, proprio non saprei dire quando mi è arrivata questa cosa, però nel momento in cui ho preso consapevolezza di questa cosa, di femminismo come cura, no? Di cura che va anche oltre le compagne e diventa un po' cercare di prendersi cura magari con fatica, con anche un po' di divisione interiore a volte, eccetera. Ecco, per me questa è la cosa che assomiglia di più all'amore pratico, e io credo ci sia tantissima interdipendenza poi tra questa forma, chiamiamola politica pubblica di amore, e l'amore che provo ogni giorno nella mia vita nei confronti delle persone che amo e delle cose che amo fare, e anche di me stessa. Quindi secondo me va un po' recuperato questo nesso, no? Tra la prossimità che noi amiamo e che è normale che amiamo, perché siamo tutti capaci di amare e bisognosi di essere amati, e poi quel salto fuori, no? In questa palude sconosciuta, che però è necessaria, perché se noi non mettiamo appunto il piede fuori, finiamo poi col ripetere quelle forme di dominio che purtroppo appunto un amore che non mette le ali, come è quello che abbiamo imparato a conoscere attraverso la norma, appunto somiglia. Quindi almeno questo è un po' il modo in cui rispondere a questa domanda. Io sono molto d'accordo sul fatto di non limitare le forme di cura d'amore, eccetera, al femminismo in senso stretto, quindi alle compagne nostre, eccetera. Detto questo, però, c'è un limite, e se devo rispondere alla domanda l'amore come può diventare una prassi politica, che comunque trovo complessa e interessante allo stesso tempo, non scontata la risposta, magari non è neanche quella giusta, però sicuramente è la mia. Anche riconoscere, cioè come si fa a rendere l'amore prassi politica, non dimenticandosi dell'odio, perché sennò diventiamo la Chiesa Cattolica, cioè io Giorgia Meloni non l'aiuto ad abortire, perché banalmente sono anni che sta portando avanti politiche contro le donne, quindi non ha motivo lei di chiedere a me, cioè, che faccio quattro lavori per campare, aiutami ad abortire. Quindi proprio siamo nella cioè, secondo me, ammettere che c'è un limite, poi dipende, ci sono tanti femminismi, so che il tuo non è quello liberale, è lo stesso mio, è quello antifascista, per cui anche tenere, no, in mente l'elemento del limite, secondo me fa parte di chiuderei citando Jalan quando dice che bisogna uccidere il maschio dominante dentro e fuori di noi. Secondo me questo è strettamente legato al discorso dell'amore come prassi politica, e non possiamo prescindere da questo. Poi magari è un'opinione mia, però. E anche in Belux trovavo, in Tutto sull'amore in particolare, ho trovato molto, cioè è un bellissimo libro, però se c'è una parte problematica è proprio quella finale, cioè lei comunque figlia di un personaggio di chiesa, lo dice, lo esplicita, ovviamente non se ne vergogna, però della Chiesa Cattolica prende delle cose che forse sono un po' paternalistiche. Cioè, questo l'ho trovato particolarmente problematico. Secondo me non possiamo evangelizzare col femminismo, cioè il consenso è anche questo: se qualcuno ha bisogno del femminismo, se lo viene a cercare, tu gli puoi dare gli strumenti se te li chiede, se ce li hai li possiamo mettere insieme in comune, però non stiamo lì a evangelizzare, ecco questo. Per cui non orticello stretto, parlare con tutti e tutte, tu però con i nazisti no. Questo banalmente, forse non è molto intellettuale come cosa da dire, però mi sembra di aver capito questo nella vita, ecco. Allora, io intanto vi ringrazio e direi che la parte più frontale, non so come chiamarla, è terminata. E apriamo però qualche... Allora, intanto vi dico due info... Vorrei invitarvi tutte e tutti all'assemblea di Squirt, del collettivo Squirt, che si terrà in un posto ancora non ben definito, però se seguite i nostri social lo scoprirete, e giovedì prossimo, che sarà il
2 febbraio alle 18. E se seguite i nostri social, in particolare Instagram, trovate anche un questionario sui consultori che stiamo portando avanti per mappare la situazione su questo tema a Padova. Detto questo, aprirei qualche domanda al pubblico, penso che abbiamo 20 minuti abbondanti e 15 minuti, mi dicono dalla regia, 15 minuti, quindi vi chiedo, c'è un microfono per il pubblico, bellissimo, aspetta, ok, allora vi chiedo se ci sono delle domande, poi magari non ci sono, e di venire qua davanti e di tenervi un po' non troppo lunghi e magari ne raccogliamo un paio e poi lasciamo rispondere alle nostre ospiti. Non abbiate paura, non è uno spazio assolutamente performativo. Penso che non ci capiti spesso di avere due compagne che possono rispondere a qualche domanda o anche con cui banalmente interagire, per cui usiamo questa occasione al meglio. Prova, 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 prova. Prova, prova, prova. Prova, prova, ok. Io mi trovo tantissimo con i discorsi che avete fatto sul fatto che la cura dovrebbe essere una rivoluzione, cioè partire da quello che vuol dire cura per dare valore alla nostra società. Come dicevate voi, come diceva Jennifer soprattutto, no, ma anche Valentina, la cura è stata una responsabilità della donna e infatti l'abbiamo trovata fortemente misconosciuta nella società. Chi ha il compito della cura guadagna poco. Guadagna poco. Tutte le fasce sociali che devono dare cura, le cameriere, le donne delle pulizie, le infermiere, gli autisti, i tassisti, difficili, faticose, poco remunerate, però sono alla base delle grandi ricchezze. Perché non si va da nessuna parte facendo soltanto la finanza, il manager, il primario? Cioè, c'è bisogno di qualcuno che lavi i panni, c'è bisogno di qualcuno che stia dietro a un piatto di pasta, no? Allora, secondo me, fondamentalmente, noi dovremmo, prima di tutto, nelle nostre famiglie, riconoscere questo valore. Non tanto spartirsi, cioè spartiamoci, ognuno fa qualcosa, no? No, no, ognuno fa qualcosa, ma non è che quello che sta facendo, come si dice, passare l'aspirapolvere piuttosto che lavando per terra sta facendo una schifezza. Sta facendo una cosa fondamentale. Sta lavando qualcosa che serve per tutti. Poi a salire, perché che gli infermieri siano misconosciuti, che le maestre, perché? Perché lavorano coi bambini e poi maestre, quanti maestri abbiamo e quanto sarebbe importante avere un po' di altro nelle nostre scuole e portare una visione diversa, anche semplicemente di genere nella nostra scuola, ma non è abbastanza alto come lavoro. Non è considerato abbastanza alto. Ecco, sulla cultura bisognerebbe partire e partire dal basso, partire ad insegnare prima di tutto ai ragazzini, ai bimbi, la cosa più importante è prendetevi cura, poi da quello imparate a dare, a chiedere, a prendere. Però con la base di questo, di qualcuno vi ha curati, date cura. Quindi solo uno spunto sul fatto che, da un punto di vista anche banalmente economico, perché è una società che si basa su quanto si guadagna, no?
c'è un dislivello pazzesco da chi dà cura, che non ha niente, a chi invece la prende. No, questo è verissimo. Tra l'altro, secondo me, il fatto che tutti noi a un certo punto della vita abbiamo avuto, abbiamo o avremo bisogno di essere curati, è qualcosa di, cioè, a me sembra una cosa quasi indicibile, no? Cioè, il segreto di Pulcinella, che è ovvio che noi da bambini siamo stati curati da qualcuno, da anziani avremo bisogno di essere curati, se abbiamo una malattia dobbiamo essere curati, eccetera. Però diamo talmente per scontato questo aspetto proprio perché la cura è considerata qualcosa di spregevole, tanto che ad esempio anche no, nei programmi di integrazione delle persone migranti, le donne migranti vengono subito indirizzate ai lavori di cura, magari sono laureate nei loro paesi, però è ovvio che una persona che appunto arriva da fuori, l'unica cosa che può fare sono le pulizie, e questo mette su un doppio piano, no? Perché da un lato è vero, non c'è niente di degradante nel fare le pulizie, però è tutta la società che pensa che quello sia l'ultimo anello della catena, e questo è un grosso problema, proprio perché in qualche modo la cura, come ci insegna, cioè se diciamo al di là della questione cura, cura, amore, eccetera, però se parliamo di lavoro riproduttivo, come ci ha insegnato Silvia Federici, è quello che manda avanti il sistema capitalistico, perché se non ci fosse nessuno che si occupa della riproduzione sociale e del stirare cravatte e cambiare pannolini, appunto non saremmo arrivati dove siamo arrivati fondamentalmente, quindi grazie. Dico due parole anch'io, cerco di essere veloce. Allora, sul discorso del lavoro di cura, ok, in realtà è stato molto, è riconosciuto come problema, cioè non solamente da noi, però o da ambienti affini o da femministe in libri, saggi, eccetera, ma addirittura, cioè, Sole 24 Ore va proprio a dirti quanto, a quanto economicamente ammonta il lavoro delle donne a casa, eccetera. Il punto però è come la si risolve questa cosa. Sul lavoro di cura, se deve essere retribuito il lavoro delle casalinghe, questa è stata una cosa su cui ci si è interrogati per tantissimo tempo, e c'erano due posizioni sostanzialmente. La prima era quella che ti diceva sì, lo devono retribuire, fine, perché comunque appunto è welfare privatizzato, e l'altra posizione era quella per cui no, perché comunque disincentiva l'entrata delle donne nel mondo del lavoro. Io ne ho parlato con mia madre stamattina, in realtà, che mi ha accompagnata al treno. Mia madre è casalinga, ha studiato scienze politiche, ma è casalinga e da sempre, e guarda caso, sentendo le persone interessate si ottengono le risposte, le uniche risposte interessanti, in realtà, nel senso che mi ha detto, ma non è che se tu introduci il fatto, ha detto, a parte che non ci credo che è questo che va a incentivare il fatto che rimango a casa, ma soprattutto, cioè, la anche un uomo magari viene incentivato a prendersi cura dei figli se tu lo rendi a pagamento, mettiamo. Ora non lo so, è un dibattito aperto, è un dibattito che si fa anche molto poco, però non è una risposta scema, cioè secondo me mia madre casalinga c'ha ragione, cioè se tu inizi a rendere effettivamente poi vabbè, in realtà io me la risolvo in un altro modo, cioè introduciamo il reddito di base, per cui questo discorso qua va proprio a cadere, e la mamma casalinga in una situazione magari di abuso da parte del marito può comunque andarsene da quella situazione lì senza aspettarsi che sia il lavoro di cura ad essere retribuito. Vabbè, poi non so, mi sembra un discorso estremamente complesso, però appunto cercavo di portarlo un po' sulla cosa, come lo risolviamo, perché sì, è chiaro, cazzo, abbiamo detto, il 75% di questo lavoro di cura ricade sulle spalle delle donne, ma come ce la risolviamo è tutto un altro paio di maniche, per cui... Abbiamo il tempo per qualche altra domanda, se vogliamo. C'è una. Ma io mi riaggancio all'intervento precedente, perché ultimamente mi sono interessata, ho letto delle cose, ho visto, mi sono documentata su uno studio che sta facendo l'antropologia. Posso qua? Va bene? Posso? Ok, praticamente ci sono degli studi antropologici portati avanti da antropologhe femministe, ovviamente attiviste, che parlano di economia del dono,
che non so se ne avete sentito parlare della Vaughan, che rovescia un po' questo parametro per cui, allora, intanto mette al centro l'economia del dono, che parte dalla figura femminile, perché tutta la vita nasce dal dono materno, che della cura gratuita che la madre fa al figlio, che è alla base dell'umanità stessa, cioè non potrebbe esserci nessuna umanità senza il dono, mentre con l'economia nostra attuale può esserci umanità senza lo scambio commerciale. Quindi hanno studiato delle società in Moso, in Cina per esempio, che mette al centro del loro sistema economico il dono invece che lo scambio monetario di denaro, e hanno capito che da questo punto di partenza nasce un'economia e una società completamente diversa, senza rapporti di potere. Quindi quello che stavate dicendo prima in questo ambito, dopo chiaramente dovrebbe essere sviluppato, perché insomma è uno studio approfondito, io non sono in grado di riportare perché non è il mio mestiere. Il problema non è monetizzare il lavoro di cura, ma mettere la cura al centro dell'economia, e da questo parte tutta una costruzione che ovviamente l'economia mondiale ha distrutto, perché queste società non possono, come nel Rojava, non possono sopravvivere nella nostra economia mondiale che abbiamo costruito capitalista, per cui piano piano negli anni, nei secoli, si costruisce una società che non ha rapporti di potere, non ha patriarcato. Quindi andrebbe un po' rovesciato, come dire, siamo noi che cerchiamo di buttare una cosa rotonda dentro un buco quadrato perché vogliamo monetizzare il lavoro di cura. In realtà è la cura alla base dell'umanità, non il denaro. Quindi siamo noi che siamo, probabilmente, cioè, per dire che andrebbe parametrizzato e quella roba lì in maniera completamente diversa alla nostra società. Questo volevo, insomma, era un po' una provocazione. Posso ringraziarti tantissimo per averlo detto, perché, oddio, ma si sente? Ok. Perché il discorso che si faceva prima, appunto, sia di reddito di base che di andare a monetizzare il discorso di cura, era in un'ottica riformista che in realtà personalmente manco mi appartiene troppo, nel senso, però è anche rendere conto di un dibattito che c'è sul lavoro di cura. Se parliamo di cura non possiamo non parlare a tutto tondo, ma non lo so dove è finita, io sto a rispondere a una persona che è scappata, però vabbè, ci sta, ok. Comunque, vabbè, non è tanto un discorso di riformismo quanto di ribaltare il sistema, però mi sembra anche banale dirlo in uno spazio come questo, per cui penso che siamo un po' nella stessa ottica. Ok, allora io ringrazio ancora Jennifer Guerra e Valentina Mira, vi dico nuovamente che trovate i loro libri, in particolare Il capitale amoroso di Jennifer Guerra qua sotto il soppalco, e invece X di Valentina Mira allo stand di Fandango e Becco Giallo sopra il soppalco. E a breve, giusto cambio palco, inizierà la presentazione di Primavera Ambientale con Ferdinando Cotugno, l'autore, e la serata è ancora lunga, la pizzeria è aperta, il bar è aperto, rimanete con noi e buon proseguimento.